Ciao, allora il video è breve, molto breve il video, però la dritta è di quelle buone che vale un sacco di like, che è tutto gratis. Allora, vi ricordo, vi do una dritta oggi di risparmiare la presa, l'attacco sul cellulare che altrimenti si rovina. Guardate che fine ha fatto il mio S6, questo c'ha 7 anni almeno, ancora funziona. Il problema è che si è rotto questo, adesso devo usare la piastrella. Poi questa piastrella per il Samsung non mi funziona bene con quello che ho preso l'ultimo, il Note 10, che ho preso l'ultimo Black Friday. Quindi una cosa che avete acquistato una volta ancora mi torna perché mi tiene vivo il telefono della scorta, anche il mio giochino, vedete? Certo, non vi dico di andare in giro con la coda del telefonino quando avete rimorchiato, se avete un'uscita galante, ragazzi, però è un consiglio, guardate, per allungargli la vita, perché è un po' il difetto dei nostri fantastici giochini o che come me gli piacciono tanto, anche l'iPhone che sto registrando. Quello prima di questo è l'8 Plus, credo, boh, ci ho avuto il 6 o il 7 di iPhone. Ottimo telefono, pure quello, vabbè, il solito difetto degli iPhone che se li usate per lavorare la batteria va a farsi benedire. Però gliel'avevo fatta secca almeno un paio di caricatori. Io infatti ne ho 3 di caricatori, più qualcuno che me l'ha seccato, qualcuno, vabbè, comunque, se li prendono in prestito e poi non te li ridanno. Comunque, andate in giro con la coda e gli allungate la vita, risparmiate soldi a lungo termine. Dai, alla prossima.